Giro d'Italia 2022, arrivo della tappa calabrese a Scalea. Siamo con Giancarlo Formica, il local promoter della manifestazione. Come mai questa tappa a Scalea e che effetti avrà per tutta la Riviera dei Cedri? Bene, innanzitutto sì, precisiamo proprio questo aspetto. La tappa arriva a Scalea, la città della Torre Talao, ma in effetti la tappa è Riviera dei Cedri. Riviera dei Cedri proprio perché noi vediamo tutto quello che deve essere lo sviluppo del nostro territorio. In questa tappa noi vediamo il culmine di tutto un programma, un progetto di rilancio di questa destinazione turistica ai fini delle due ruote. Infatti abbiamo come obiettivo quello di aumentare la visibilità a tutto il mondo delle due ruote e appunto del cicloturismo. Prevediamo dei progetti, degli eventi legati appunto a questo cicloturismo. Infatti abbiamo già in programma delle pedalate dalla Riviera dei Cedri, dalle città della Riviera dei Cedri sulla costa, e che arrivano fino all'entroterra, andando proprio ad entrare nel cuore del Parco del Pollino. In effetti anche il Parco del Pollino, insieme al Comune di Scalea e alla Regione Calabria, saranno dei partner di questa manifestazione. Come sta andando l'organizzazione della tappa? Beh, indubbiamente noi abbiamo organizzato un comitato tappa dove ogni persona, ogni referente di quelle che sono le attività da svolgere ha piena coscienza di quelli che sono gli incarichi. Va da sé che il lavoro del Giro d'Italia, di organizzare una tappa dove pochi minuti, in pochi secondi si vede attraversare questa, anche perché la tappa di Scalea sarà una tappa di velocisti, una tappa involata, vedrà in pochi secondi attraversare le strade della città, ma dietro questi pochi secondi ci sono mesi di organizzazione. Noi è da ottobre che stiamo già lavorando a questo evento e indubbiamente sappiamo che l'intensità e soprattutto è la volontà che abbiamo nel metterci dedicarci del tempo. Ripeto, i numeri del Giro d'Italia sono elevatissimi, oltre 200 paesi collegati in tutto il mondo, migliaia di giornalisti al seguito, tanti tifosi, tante persone che sicuramente avranno modo di apprezzare mediante le telecamere, come anche grazie a Liberi TV, si possono organizzare degli eventi anche in Calabria e soprattutto si potranno ammirare quelli che sono le bellezze naturalistiche della Riviera dei Cedri, le sue coste, i suoi paesi, le sue peculiarità, e soprattutto in un colpo solo si potrà vedere che dal mare si arriva ad oltre 2000 metri nel Parco Nazionale del Pollino. Ecco, questo è quello che noi vogliamo indicare, vogliamo promuovere proprio come la Riviera dei Cedri sia la porta della Calabria per poter avere l'accesso a quelle che possono poi essere le potenzialità di una regione che non è solo mare, ma è anche cultura, sapori e appunto gastronomia. Quindi un in bocca al lupo a noi dell'organizzazione e soprattutto un grande arrivederci a tutti i tifosi di venirci a trovare a Scalea, nella Riviera dei Cedri, per assistere al Giro d'Italia, assistere alle bellezze del territorio.